Ciao ragazzi, la NBA ha un problema gigantesco e pochissimo tempo per risolverlo. Per sapere di cosa sto parlando, rimanete qui anche dopo la sigla. Si parte. In Italia si parla troppo poco della vicenda legata a Robert Sarver, attuale proprietario in NBA dei Phoenix Suns e in WNBA delle Phoenix Mercury. La vicenda negli States è diventata di centrale importanza qualche giorno fa, quando un po' per tutti la pena che Adam Silver ha scelto di somministrare all'eccentrico proprietario è sembrata un po' troppo blanda rispetto alle innumerevoli e tremende accuse che lo stanno subissando. Si parla di sessismo, bullismo, misoginia e razzismo. E non in un caso isolato, ma di comportamenti perpetrati nel tempo, si parla di 17 anni. Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di ricostruire tutta la vicenda. 22 ottobre 2021. Jordan Schultz, insider NBA nemmeno troppo conosciuto, sgancia la bomba a mezzo Twitter, annunciando che la NBA si sta preparando ad affrontare un'accusa pesantissima nei confronti del proprietario dei Suns, Robert Sarver. Di fatto, viene annunciato come un caso Donald Sterling 2.0. Per chi non lo sapesse, Donald Sterling fu proprietario dei Los Angeles Clippers per decenni, prima di essere cacciato ufficialmente dalla NBA il 29 aprile del 2014, in seguito ad accuse pesanti di razzismo, ulteriormente appesantite dalla presenza di un'intercettazione ambientale che di fatto fu la prova schiacciante che costrinse la NBA ad allontanarlo. Tenete aperto il fascicolo Sterling perché tornerà d'attualità più avanti in questo stesso video. Dopo il tweet bomba di Schultz, all'interno dei Suns si prende posizione a protezione del proprietario, come si suol dire ci si mette sulla difensiva, facendo leva sul fatto che queste accuse ancora non ci fossero. Anche Mike Buss di NBA e Michelle Roberts del sindacato giocatori sembrano non saperne nulla di questa storia. Storia che, giorno dopo giorno, viene però a galla. Si scopre l'esistenza di un'inchiesta di ESPN a firma Baxter Holmes, ed il 4 novembre il tutto diventa pubblico con un articolo dal titolo Allegations of Racism and Misogyny Within the Phoenix Suns, Inside Robert Sarver's 17-year tenure as owner, tradotto, accuse di razzismo e misoginia all'interno dei Phoenix Suns, all'interno dei 17 anni di mandato di Robert Sarver come proprietario. Nel fascicolo dell'inchiesta, oltre 70 persone tra attuali dipendenti della franchigia e vecchi dipendenti, in forma totalmente anonima, accusano il proprietario di comportamenti deprecabili. Utilizzo della N-word in contesti in cui si evidenzia la differenza tra noi e voi, dove il voi sarebbero generalmente afroamericani. All'inchiesta di Baxter seguirà anche il tweet di Chris Haynes, altro insider NBA molto conosciuto, afroamericano, che ricorda come nel 2018 sia stato lui a sollevare le antenne sulla storia dopo il licenziamento di Earl Watson dall'organizzazione Suns. Sta di fatto che il quadro che ne emerge è quello di un clima di terrore, un clima tossico, un clima malato e che Robert Sarver sia il principale responsabile di tutto questo. La NBA, lo stesso giorno, ovvero il 4 di novembre del 2021, apre una procedura interna con lo scopo di verificare il tutto e prenderne una decisione a riguardo. Nel frattempo, i Suns vincono. Monty Williams, Chris Paul e Devin Booker, nonostante le pressanti domande dei media, cercano di stare fuori dalla questione, evidenziando la necessità di focalizzarsi sul campo, almeno finché le indagini da parte della Lega non sono state completate. Contestualmente, però, nessun membro della squadra si espone a sostegno del proprietario, né lo cita esplicitamente, a segnale che, nonostante il silenzio, la squadra si sia già schierata contro, anche perché Earl Watson, di cui prima ho fatto riferimento, è ritenuto dai giocatori come fonte attendibile. Come tutti sappiamo, i Suns termineranno con il miglior record NBA, venendo poi eliminati clamorosamente in gara 7 dai Dallas Mavs di Luka Doncic, in quella che è sembrata essere a tutti gli effetti l'implosione di un gruppo che sino a quel momento era sembrato granitico. Si arriva quindi a qualche giorno fa. Il 15 settembre esce il report ufficiale della NBA.
Dopo quasi un anno di indagini, emerge come le accuse dei vari dipendenti fossero fondate. Adam Silver, in qualità di commissioner della Lega, somministra 12 mesi di squalifica e 10 milioni di dollari di multa nei confronti del proprietario dei Suns. Troppo poco apparentemente per tutti. Chris Paul, dopo aver letto il report, scrive un tweet ritenendosi inorridito per la ridicola pena al suo presidente e ne auspica la squalifica a vita e l'allontanamento dalla franchigia. A supporto di CP3 arriva anche l'amico LeBron James. Durante la conferenza stampa del giorno successivo, Adam Silver incappa in una frase che lascia esterrefatti. There are particular rights here to someone who owns an NBA team as opposed to someone who is unemployed. Tradotto, ci sono diritti diversi tra chi possiede una squadra NBA e chi è un semplice impiegato. Silver è sembrato impacciato, totalmente alla ricerca di arrampicarsi sugli specchi per giustificare una scelta che è apparsa fin da subito ingiustificabile. È sembrato voler dire che se hai i soldi e potere, hai anche diritti diversi rispetto a chi non li ha. Una frase sicuramente uscita male, che l'entourage della Lega e di Silver hanno immediatamente ripreso e corretto il giorno successivo, sostenendo che il commissioner intendesse dire che cacciare un proprietario in maniera immediata e definitiva porrebbe la franchigia in una posizione pericolosa, soprattutto per gli impiegati che ci lavorano. E qui torna in auge la vicenda Donald Sterling. All'epoca fu possibile cacciare immediatamente Sterling perché in realtà Steve Ballmer, attuale proprietario dei Clippers, era già pronto al subentro da diverso tempo. Tutti conoscevano Donald Sterling ed era la NBA in primis a voler prendere la palla al balzo per allontanare il vecchio proprietario. Diciamo che all'epoca la NBA era già pronta e lo era da un bel pezzo. Questa volta la situazione è diversa. È stato realmente un fulmine a ciel sereno e la vendita di una franchigia che vale 1,8 miliardi di dollari non è esattamente affare completabile in poche ore. Nei giorni successivi alla sentenza, anche il sindacato giocatori, i soci di minoranza dei Suns e tutti gli sponsor, principalmente PayPal, si sono immediatamente schierati a favore dell'espulsione immediata di Sarver, aprendo un fronte che di fatto va contro la NBA, sostenendo che la Lega abbia sbagliato nella valutazione della pena e che debba porvi rimedio in tempi brevissimi. Il rischio, ora come ora, è che si vada incontro ad una possibile situazione di stallo che potrebbe portare alla prossima estate a diverse difficoltà. Al termine della stagione 2022-23, infatti, la NBA è costretta a sedersi al tavolo con proprietari e giocatori per definire il nuovo CBA, ovvero il nuovo contratto collettivo tra la Lega, i proprietari e i giocatori. Se il caso Sarver non dovesse essere gestito rapidamente e con pene severe, l'ipotesi sciopero, ovvero il famoso lockout, sarebbe realmente plausibile. La NBA in questo momento sta giocando col fuoco. Anche perché c'è un'altra questione ancora aperta di cui non si parla più, ma che in realtà risulta ancora irrisolta, ovvero Daryl Morey e la Cina. La Cina è il più grande mercato al mondo e per conto dei suoi vertici l'anno scorso era stato chiesto alla NBA l'allontanamento di Daryl Morey, all'epoca GM dei Rockets e ora GM dei 76ers, dopo alcuni tweet, diciamo, controversi in materia di geopolitica. Diciamo pure che Adam Silver, nel suo primo decennio da commissioner, ha avuto una serie di sfighe non indifferenti e se con il caso Sterling ne uscì alla grandissima anche grazie alla strada tracciata da David Stern, con i cari Morey e Sarver sta invece cercando di nascondere la polvere sotto al tappeto. Sta cercando di guadagnare tempo che non ha e questo potrebbe realmente portare ad una situazione esplosiva. Staremo a vedere.